Daniele Silvestri, Every Child is My Child è una grande iniziativa a cui tu hai aderito, naturalmente musica, un grande concerto, raccontaci. Sì, spero proprio di sì, credo di sì, visto quelli che cominciano a esserci dentro. Saremo tanti, siamo... Beh, intanto cominciamo a raccontare, quella sarà una giornata intera, comincerà, faremo porte credo dalle 3 del pomeriggio, perché ci sono troppe cose da far succedere, per fortuna. E quindi sarà un continuo rincorrersi di parti diverse di questa zona in cui succederanno cose, sia musicali che riguardano tutto questo al Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, che vuol dire provincia di Viterbo, vicino a Montalto di Castro, tanto per dare delle indicazioni precise. È un luogo bellissimo, anche senza di noi lo è, quindi questo lo dico come consiglio, soprattutto per le famiglie. E ovviamente essendo una cosa dedicata ai bambini, per come l'abbiamo raccontata, insomma, in qualche modo i bambini sono i primi a essere benvenuti anche in quell'occasione, quindi ci stiamo organizzando per accoglierli nella maniera giusta. Dopodiché si divertiranno parecchio anche i grandi, che potranno, se avranno voglia, partecipare a una serie di attività che li coinvolgeranno direttamente insieme magari ai loro beniamini che avranno accanto. E tutto si concluderà sul palcoscenico molto bello, molto grande di Vulci, in cui su un palco ci alterneremo non in stile primo maggio, quindi con cambi palco, tappabuchi, momenti, ma in una cosa che sarà uno spettacolo fluido, con un'unica meravigliosa band di musicisti strepitosi a disposizione che faranno da collante, e noi vari cantanti, e cominciamo a citarne qualcuno, perché insomma oltre a me, Tosca e Frankie High Energy, che siamo diciamo tre parte di questa famosa fantomatica chat da cui nasce tutto, però si sono aggiunti in corso d'opera Emma Marrone, c'è Diego Mancino, c'è Diodato, c'è Roberto Angelini, c'è Marina Rei, c'è Mirna Cassis, che è un'artista siriana splendida, che sarà un onore avere sul palco con noi. Insomma, me ne scordo e molti sono in via di conferma. Saremo tanti, ma saremo anche tutti uniti da una motivazione che abbatte tutto, perché tutte le persone che ho contattato, visto che mi sono preso la briga di dare una sorta di regia in qualche modo di quella parte dello spettacolo, hanno dimostrato di avere una disponibilità totale da tutti i punti di vista, non solo nel dire vengo gratis, ma vengo con i miei mezzi, anzi c'è un amico che mi può ospitare un altro se volete, e chiamo anche qualcun altro. E credo che sarà davvero un momento abbastanza indimenticabile per tutti. Daniele, a proposito di musica e solidarietà, tu farai anche un concerto vicino a Fermo per i Sorgi Marche, il festival di Neri Marcorè, no? Per le città colpite dal terremoto. E quello sarà un'altra cosa molto bella. Quella è una grandissima iniziativa di Neri, che nel suo piccolo e coi suoi modi molto tranquilli in realtà riesce a raggiungere degli obiettivi splendidi. È un'idea bella perché è bello dove si suona, il modo in cui si suona, lì si parla di concerti pomeridiani in mezzo alla natura, senza elettricità, anche lì pensando molto alle famiglie e ai bambini, anche perché giustamente ci sono talmente tante zone che sono state colpite in questi ultimi tempi, zone del centro Italia in particolare. Tutte queste iniziative un senso preciso ce l'hanno. Quella di Neri è molto mirata, molto precisa e molto semplice, è come lui. È stato divertente quando mi ha chiamato, perché è stata una trattativa facilissima. Nel senso, lui mi ha chiesto di esserci a Risorgi Marche e io gli ho chiesto di esserci a Vulci. Ci siamo detti di sì, è finita lì in 5 minuti. Uno scambio equo. Senti, e poi suoni a Roma adesso, a Rock in Roma. Sì, questo nell'immediato, adesso il 24 giugno. Sì, infatti forse si vede, sono in pieni preparativi, sono abbastanza distrutto per quello. Ho letto che è un evento speciale fuori tour, no? Perché poi il tour parte dopo. Il tour vero e proprio inizia dopo. Sto facendo molte più prove per questo unico evento, che probabilmente per tutto il tour che seguirà, perché gioco in casa, perché Capannelle, dove faremo questo concerto, è un posto che per me è stato storicamente, ha avuto delle tappe talmente forti, anche per culo, se posso usare un francesismo, sono state serate così, così fortunate, che mi ci avvicino con la sensazione che per farla essere altrettanto, se non più fortunata, ci vuole un grandissimo lavoro dietro, e lo sto facendo. Quello che stiamo mettendo in piedi rischia, spero che possa essere l'inizio di
un altro percorso ancora da portare avanti. Poi tutta l'estate in tour. Tutta l'estate in tour, in posti bellissimi. Praticamente ho disegnato il tour come fossero delle vacanze, in realtà, ne ho avuto la possibilità. E poi chiuderemo con un altro evento, concerto, un po' particolare al Forum di Assago il 21 ottobre. Senti, ma questa canzone Tira, di Roy Paci, che hai scritto tu, un video bellissimo peraltro, ma insomma anche il pezzo non è male? Beh, la musica l'ha scritta tutta lui. Quando me l'ha fatta sentire mi è partita una scheggia di follia, per cui non so perché ho immaginato questo gigantesco tiro alla fune, un po' simbolico volendo, e Roy si è entusiasmato, quindi mi ha premuto per un po', conoscendomi, sapendo che lancio le cose ma poi me le dimentico. E per fortuna credo che sia andata in porto nella maniera giusta, perché io fra l'altro ho scritto un testo alla mia maniera, che non era necessariamente quella giusta per Roy. E Roy si è un po' reinventato nell'interpretarlo, ovviamente a modo suo, ma è comunque un modo diverso rispetto al Roy sentito fino a qua. Personalmente sono orgoglioso di aver partecipato di questa forse crescita o comunque cambio anche di Roy. A me il pezzo piace davvero tanto e mi piace tutto il disco.